caldo sicuramente viene la voglia di stare molto di più all'aperto, quindi di svolgere qualche attività che d'inverno si è un po' fatto fatica a intraprendere. Quindi sicuramente fa benissimo fare attività fisica e potendo anche con le ferie e con il tempo libero aumentare l'attività, fa sempre molto bene alla salute. È chiaro che bisogna tener conto di caratteristiche tipiche della stagione estiva, cioè il caldo intenso, che purtroppo in questo periodo è abbastanza presente nelle nostre giornate e quindi non bisogna assolutamente a causa del caldo ridurre l'attività, scegliere sicuramente le ore giuste, quindi se possibile al mattino presto o magari in serata dopo il tramonto, per cui abbiamo anche tante ore di luce che ci permettono di fare attività fisica, stando se possibile lontani dalle zone più trafficate per evitare di inalare dei residui della combustione degli autoveicoli. E idratarsi è fondamentale perché si suda molto di più, quindi è importante ricorrere alla bevanda migliore che possiamo avere a nostra disposizione, che è l'acqua. L'acqua molti non lo considerano importante, ma è sicuramente il presidio migliore per reidratare il nostro organismo dopo una sudorazione profusa. Allora, sicuramente quando si intraprende l'attività fisica nei periodi più caldi, le pubblicità degli integratori proposti per la supplementazione in caso di sudorazione profusa aumentano e effettivamente i prodotti a disposizione sono tantissimi, da non sicuramente criminalizzare perché effettivamente possono essere utili ed efficaci in condizioni particolari. C'è però anche da tenere in considerazione la possibilità di prodursi da soli un buon integratore di sale minerale. Come sappiamo, l'acqua è già di per sé fondamentalmente ricca di sale minerale, anche quella dell'acquedotto, ecco, quindi non necessariamente le acque confezionate che vanno benissimo comunque tutte. Però prendendo per dire un litro d'acqua, un agrume che può essere un limone o un'arancia spremuto in questo litro d'acqua, un cucchiaio di zucchero e un cucchiaino da caffè di sale, possiamo produrre un integratore ottimo alle nostre esigenze, perché come sappiamo il sale altro non è che cloruro di sodio e quindi il cloro e il sodio sono gli oligoelementi che si perdono di più col sudore. Quindi zucchero per dare un po' di sapore a questo nostro integratore casalingo, il limone ovviamente per creare un arricchimento anche di altri oligoelementi, quindi abbiamo prodotto un'ottima bevanda che ci può accompagnare nella nostra giornata di sport. Allora, anche fare sport col caldo richiede un'alimentazione particolare. Sicuramente la dieta mediterranea è l'alimentazione ideale per lo sportivo, per tutti, ma ancor più per lo sportivo. È ovvio che attività fisica e caldo richiedono un aumento della frazione, della quota di frutta e di verdura, perché così contribuiamo ad arricchire il nostro organismo di quei micronutrienti che perde, quindi tutti i sali minerali che possiamo assumere da frutta e da verdura, che non dimentichiamo sono anche ricche d'acqua, quindi possiamo integrare la nostra perdita di sali minerali, il sudore, causato dal sudore, anche aumentando l'introito di frutta e di verdura.